fine. Prego, i coristi, soprani, contralti, tenori, bassi. È il maestro Eugenio Surricchio al basso elettrico e Francesco Chiacchiaretta alle percussioni. Grazie. Thank you.
stati, ringraziare anche il bellissimo coro che si è esibito prima di noi, veramente bravi, voci giovani, voci belle, e fare il salto nel folklore dopo aver ascoltato un coro così bello non è facile, ma noi ci proviamo a tenere testa la serata. Bene, passiamo, io penso di parlare anche a persone che hanno vissuto un po' quest'epoca, a quando si ballava la Savatarelle, no? Ci si metteva tutti intorno e c'era questo strumento bellissimo, il tubotte, e le coppie, le femminucce stavano lì sedute aspettando che il ragazzotto mi facesse un cenno per ballare, ma spesso non potevano perché c'erano i genitori. Allora, mentre loro stavano per alzarsi, c'era il genitore che guardava tutto e loro erano costrette a rimanere. Savatarella paesana di Ambrosini e Coccione. Prima di mattutine esce il mare, la
Grande della musica folcloristica abruzzese,
però usa l'amore come un momento di sofferenza, perché questo giovane non viene corrisposto più dalla sua giovincella. E quindi Iorio in Amore che se ne va, voci soliste Gianluca Ricci e Fiore Sciallo. Quando a 4 anni perde la mamma,
vuole dire alla donna che è stata molto brava a sostituire la mamma e a non fargli sentire la mancanza della propria mamma. Dalla voce solista del nostro Giuliano Berardino, maestro tenore, dedicato a tutte le nonne, la canzone de nonna.
e il prossimo canto riporta l'album indietro, quando riguardiamo quelle foto bianche e nero. Bene, queste canzoni servono anche a farci ripensare a quei tempi che furono. Ebbene, l'amore perché può, un tempo ci si sposava senza fare tante feste, adesso la cosa più importante è diventata la festa. E la canzone dice: l'amore me che può, ho una punnarella, una sedia da rimpagliare, ma soprattutto tanti bei figli. L'amore me che può, spensieri e tabassi. Quando nelle nostre case non c'era l'acqua, dove si andava? Si andava alla fontana del paese, dove con la conca e le ragazze, per far vedere che erano brave, le lucidavano con la cepa e il sale, è vero, si lucidavano queste conche, e le fanciulle così facevano vedere di essere brave e ordinate, ma aspettavano, e l'unico forse momento in cui, senza gli occhi indiscreti dei propri genitori, potevano incontrare i giovincelli, e magari sono nati anche tanti amori alla fontana del paese. Ce lo racconta il maestro Giuliano Berardino con questa canzone, l'aspetto di un GT di Girino. Oh,
partita lo stesso evitò l'antirigieni. Bene, questo è un canto di cui andiamo veramente orgogliosi, perché è stato scritto da un nostro corista a cui vorrei facesse un applauso, Nino Cesinaro, che dedica questa canzone. Spavento, allora a maggior ragione questa sera te la dedica con tutto il cuore. È musicata, pensate un po', dal nostro maestro Giuliano Di Berardino. È una canzone in cui Tonino dice alla propria moglie: se fosse un giardino, se fosse una conchiglia, vorrebbe trasformarsi in un oggetto prezioso per donarsi completamente alla sua amata Maria Laura. A voi, se fosse. Thank you.
fenomeni che ha toccato direttamente la nostra regione, l'Abruzzo, nell'anteguerra e nel dopoguerra, è stato proprio il fenomeno dell'emigrazione. I nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni sono dovuti emigrare per trovare fortuna in altri paesi. Ebbene, qui questa volta mi Santone Peduschi nella canzone Arri raccontano di un amore che non è più corrisposto, questa fanciulla che va via oltre mare e che il giovane ama e dice Arri carme, ma sono 3 anni che lui guarda il mare e questa giovane non ritorna, probabilmente come lui ha capito non tornerà mai più. A voi Arri.
abbiamo superato le selezioni per partecipare alla settembrata, eseguendolo solo prima di questa sera altre due volte, una alla selezione, una alla serata conclusiva della settembrata, per cui questa sera è la terza interpretazione di questo canto. Non ci siamo classificati, hanno classificato solo i primi, però abbiamo ricevuto veramente un riscontro molto molto positivo da parte del pubblico, che ha apprezzato molto questo canto. Gli autori, Emanuele Talone, che ha scritto le parole, e Gianfranco Nesti, grande musicista che ha scritto la musica, lo hanno fatto proprio perché questo canto fosse fatto dal solista Giuliano Di Peralvino. Il maestro voleva farlo interpretare ad un altro corista e hanno detto no, lo devi fare tu. Quindi questa sera il maestro vi presenta Serenade à l'ouvert. Non c'è più
Abbastanza lunga,
e quindi tale è rimasta, ripeto, e qualche, chissà se un giorno potrai fare un duetto. Speriamo. Tenore e baritono qui a Lauro, giusto? Allora un saluto caloroso da parte mia e da parte di tutta l'associazione Musicarte e da parte del coro Collina Verdi. Grazie mille e alla prossima.
Uno, due, tre.